Buongiorno a te, nell'amore di Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il mercoledì 12 di maggio del 2021. Noi stiamo leggendo la parola di Dio. Siamo arrivati nel libro di Deuteronomio e durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 23, 24 e 25. Noi stiamo utilizzando la versione nuova riveduta, versione della parola di Dio, e quindi mi raccomando, leggiamo insieme la parola del Signore. Deuteronomio capitolo 23. L'eunuco a cui sono stati infranti o mutilati i genitali non entrerà nell'assemblea del Signore. Il bastardo non entrerà nell'assemblea del Signore, nessuno dei suoi discendenti, neppure alla decima generazione entrerà nell'assemblea del Signore. L'ammonita e il moabita non entreranno nell'assemblea del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Non vi entreranno mai perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua durante il vostro viaggio, quando usciste dall'Egitto, e perché assoldarono a tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor in Mesopotamia per maledirti. Ma il Signore, il tuo Dio, non vuole ascoltare Balaam, e il Signore, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché il Signore, il tuo Dio, ti ama. Quindi guardate bene questo versetto, capitolo 23, versetto 5. Ma il Signore, il tuo Dio, non vuole ascoltare Balaam, e il Signore, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché il Signore, tuo Dio, ti ama. Non cercherai mai la loro pace né la loro prosperità finché tu viva. Non detesterai l'idumeo, poiché egli è tuo fratello. Non detesterai l'egiziano, perché fosti straniero nel suo paese. I figli che nasceranno loro potranno alla terza generazione entrare nell'assemblea del Signore. Quando uscirai e ti accamperai contro i tuoi nemici, guardati da ogni cosa malvagia. Se c'è qualcuno in mezzo a te che è impuro a causa di un accidente notturno, uscirà dall'accampamento e non vi entrerà. Verso sera si laverà con l'acqua e dopo il tramonto del sole potrà rientrare nell'accampamento. Avrai pure un luogo fuori dell'accampamento e là fuori andrai per i tuoi bisogni. Fra i tuoi utensili avrai una palla, con la quale, quando vorrai andare fuori per i tuoi bisogni, scaverai la terra e coprirai i tuoi escrementi. Infatti il Signore tuo Dio cammina in mezzo al tuo accampamento per proteggerti e per sconfiggere i tuoi nemici davanti a te. Perciò il tuo accampamento dovrà essere santo affinché egli non veda in mezzo a te nulla di indecente e non si ritiri da te. Non consegnerai al suo padrone uno schiavo che, dopo averlo lasciato, si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te nel tuo paese, nel luogo che avrà scelto, in quella delle tue città, che gli parrà meglio, e non lo molesterai. Non vi sarà alcuna prostituta fra le figlie di Israele, né vi sarà alcun uomo che si prostituisca tra i figli di Israele. Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il guadagno di una prostituta, né il prezzo di un cane per sciogliere un qualsiasi voto, poiché sono entrambi abominevoli per il Signore tuo Dio. Non farai al tuo prossimo prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualsiasi cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo prossimo, affinché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò cui metterai mano nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai ad adempierlo,
poiché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole. Ma se ti astieni dal fare voti, non commetti peccato. Mantieni e metti in pratica la parola uscita dalle tue labbra. Opera secondo il voto che avrai fatto volontariamente al Signore tuo Dio, che la tua bocca avrà pronunziato. Quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nei campi di grano del tuo prossimo, potrai cogliere spighe con la mano, ma non metterai la falce nel grano del tuo prossimo. Deuteronomio capitolo 24. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, divenne moglie di un altro, e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua. O se quest'altro marito che aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non mancherai di peccato, tu non macchierai di peccato il paese che il Signore tuo Dio ti dà come eredità. Un uomo sposato da poco non andrà alla guerra e non gli sarà imposto alcun incarico, sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposata. Nessuno prenderà impegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere impegno la vita. Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli di Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e lo abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte, così toglierai via il male di mezzo a te. State in guardia contro il flagello della lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i sacerdoti levitici vi insegneranno. Avrete cura di fare come io ho ordinato loro. Ricordati di quello che il Signore, tuo Dio, fece a Maria durante il viaggio dopo che usciste dall'Egitto. Quando presterai qualche cosa a tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. Non mancherai di restituirgli il pegno al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio. Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Gli darai il suo salario ogni giorno prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e aspetta con impazienza. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato. Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano, o non prenderai impegno la veste della vedova. Ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, il tuo Dio. Perciò ti ordino di fare così. Se mietendo in tuo campo vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché il Signore tuo Dio ti benedica in tutta l'opera delle tue mani.
Quando scotterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti. Saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti ordino di fare così. Parola del nostro Signore. Ancora leggiamo capitolo 25 del libro di Deuteronomio. Quando degli uomini avranno una lite, andranno in giudizio e saranno giudicati. Sarà data ragione a chi è nel giusto e torto a chi è colpevole. Se il colpevole avrà meritato di essere frustato, il giudice lo farà gettare a terra e colpire in sua presenza con un numero di frustate proporzionato alla gravità della sua colpa. Gli farà dare non più di 40 frustate per timore che tuo fratello resti disonorato agli occhi tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi. Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole prendere la sua cognata, la cognata salirà alla porta degli anziani e dirà: «Mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello. Egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato». Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: «Non voglio prenderla». In questo caso, sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà i calzari dal piede, gli sputerà in faccia e dirà: «Così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello». La casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo. Quando degli uomini si mettono a litigare e la moglie dell'uno si avvicinerà per liberare suo marito, dalle mani di quello che lo percuote stenderà la mano e afferrerà i suoi genitali e tu gli mozzerai la mano. L'occhio tuo non abbia pietà. Non avrai nella tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa due misure, una grande e una piccola. Terrai pesi esatti e giusti. Terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Poiché il Signore tuo Dio detesta chiunque fa queste cose e commette iniquità. Ricordati di quel che ti fece Amalek durante il viaggio quando uscisti dall'Egitto. Egli ti attaccò per via piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio. Quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà dato pace liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore tuo Dio ti dà come eredità perché tu lo possiega, cancellerai la memoria di Amalek sotto il cielo, non te ne scordare. Parola del Signore. Noi ringraziamo Dio per un'altra giornata di lettura della parola di Dio. Io mi auguro nel Signore che tu domani possa essere ancora una volta con me, leggi la parola, medita nella parola e lascia il Signore parlare nella tua vita, nel nome di Gesù.